Ciò che segue è una parodia creata dai fan. Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT sono di proprietà di Toei Animation, Fuji TV, Funimation e Akira Toriyama. Supportate i prodotti originali. Allora, Goku, come procede il ricovero? Oh beh, il dottore mi ha detto che dovrò restare qui per un po' di tempo, considerando le ossa rotte, le costole in frantumi, e il danno al cervello, e il danno al cervello, e il danno al cervello. Ehi, genio, da quanto sei qui? Signor Son Gecko, c'è un altro visitatore per lei. Cosa? Ma chi può essere? Sono tutti quanti qui. Non tutti quanti. Sì, sono arrivato in cima. Finalmente potrò incontrare il Supremo, l'essere più potente di tutto il mondo. E quello chi è? Mandatelo via, via! Bene, siamo riusciti a sedarlo. Ci abbiamo messo un po' e abbiamo sfruttato metodi alternativi. Oh, davvero? Quali metodi? Una roba che ho trovato in bagno. Credo si chiami Clorox o simili. Bene, chiamatemi se necessario. Ciao! Oh, mi ero dimenticato di lui. Chi saresti, amico? Oh, lui è Popo. Abita nel palazzo del Supremo. Sbaglio o quel gatto ha parlato? Dunque, credo che siate alla ricerca di qualche metodo per resuscitare i vostri amici. Perché? Tu hai qualche idea? Zitto, stronzo! Agli ordini! Come stavo dicendo, l'unico modo per riportare in vita quei vermi è usare le sfere del drago provenienti dal pianeta del Supremo, Namek. Namek? Mai sentito parlare di un pianeta simile? Oh, guarda un po', una donna che non sa nulla. Sai che novità? Popo, se devo essere sincero, neanch'io l'ho mai sentito nominare. Oh, guarda un po', una donna che non sa nulla. Ehi, ma cazzarola, questa me la sono cercata. Comunque, io sono l'unico che sa dove si trova l'astronave del Supremo. E il mio tappeto è l'unico mezzo per raggiungerla. Ma c'è spazio solo per due. Beh, ritengo che l'unico modo per decidere sia votare democraticamente. Bulma! 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 Tocca a te, Bulma! Ok, oh! Ha! Non ci serve il tuo aiuto. Ho qui il telecomando di una delle navicelle Saiyan. Basterà solo inserire le giuste coordinate e poi... Critical failure. Bene, bene, bene. Guarda un po' che hai esaurito le opzioni. Porca vacca, Bulma, smettila di fare la schizzinosa e canta Il mondo è mio con il genio malvagio. Giuro su Dio che se mi succede qualcosa, Krilli se la vedrà davvero brutta. Oh, sono certo che noi andremo d'accordo. Eccoci a destinazione, le montagne di Yamzavit. Aspetta un attimo, come siamo arrivati qui così velocemente? Siamo dall'altra parte del mondo. Lo so, il mio tappeto percorre 16.000 chilometri all'anima. Cosa? Al litro. Ma se puoi teletrasportarti così velocemente, perché non hai aiutato Goku con i Saiyan quando è resuscitato? Avevo da fare. Ehi, Popo! Ho bisogno del tappeto per raggiungere i ragazzi prima che sia tardi. Sto facendo i task. Ok. Nuova Speedy! Sono pronti? Eccola qui, l'astronave del Supremo. Ci picchia, ma è piena zeppa di muschio. Lo so, non è bellissima. Ora entra. Ma come facciamo? Popo! Oh, wow! Il tuo nome apre la porta. Popo! E la chiude anche. Popo! No, sa solo che deve obbedirmi. Benvenuta su Giove. Oh, santissimo Dio! Abbiamo raggiunto Giove in così poco tempo. Accidenti, è incredibile. Possiamo riportare in vita i nostri amici. Oh cielo, è davvero fantastico, eh? Popo! E siamo arrivati su Giove in 3 secondi. Finalmente possiamo andare su Namek. E Dulcis in fondo, Popo sarà il nostro pilota. Oh porca zozza! No! Oh santa zozza! Ma perché non vuoi? Se avessi avuto voglia di farlo da solo, perché avrei avuto bisogno di voi?
ci vediamo quando tornerete. Tranne se in questa saga tu... Chissà cosa voleva dire. Beh, tutto quello che so è che il mio bambino non si muoverà da qui. Veramente, mamma, io andrò su Namek. Come ho detto, il mio bambino non si muoverà da qui. Ma mamma, Junior si è sacrificato per me, ora tocca a me vendicarlo. Gon, forse non hai capito bene. Io sono tua madre e come tale sei tenuta ad obbedirmi, ci siamo capiti? Ma veramente? Tu non hai portato un bimbo in grembo per 9 mesi con un uomo che credeva stessi nascondendo dei dolci sotto la maglietta. Ma io? Adesso ti sdraierai su questo lettino, ti riprenderai come un normale bambino e dopo tornerai dritto alla lezione di danza e non provare più a disobbedire. Vuoi chiudere quella c***o di bocca? E partirò per Namek. Sarà meglio. Oh, beh... Vado ad occuparmi della navicella. Fa presto. E così Bulma ha cominciato a lavorare sull'astronave del Supremo. Allora, papà, come procede? Sto lavorando sul traduttore, ma riesco solo a convertirlo dal namecciano a una lingua incomprensibile. Oide arimasu! Dannato linguaggio spaziale! E dopo una convalescenza lunga 10 giorni, i nostri amici sono pronti a partire. Allora, sei proprio certa che questo affare voli? Oh sì, ho pensato ad ogni cosa. Beh, non proprio a tutto. Missione fallita per il traduttore del gabinetto. Ich bin gefühlt mit Pisswasser! Ehi, sta arrivando qualcuno. Ehi, Gohan, come puto? Santo cielo! Ma che hai fatto ai capelli? Sembri quasi a risa! Senti un po' chi parla. Beh, almeno io non ho! Ora basta, teste di seppia, dobbiamo andare. Ciao a tutti! Fai attenzione, Gon! Non parlare con gli sconosciuti! Incluso te, Krilli. Ehi, Bulma! Dove metto la mia roba? Sta zitto e allacciati le cinture. Oh, d'accordo. Allora, Gon, quanta roba ti sei portato? Beh, le valigie le ha fatte mamma, ti lascio immaginare. Oh, beh, bisogna essere pronti a qualsiasi evenienza. Popo. Ah!